Benvenuti alla Spugnizzeria, la prima libreria di Scampia e Melito. Abbiamo aperto una libreria dopo 40 anni nell'area nord di Napoli. Io sono Rosario e gestisco questa piazza di spaccio di libri. Questa è la prima puntata di una nuova rubrica che ha l'obiettivo di consigliare libri, che poi è quello che tutti i librai dovrebbero fare, attraverso video recensioni. Ci occuperemo di libri per ragazzi, libri figli, libri tosti, libri poco conosciuti. Parleremo di case editrici indipendenti, di editoria Terrona, insomma, chicche che vogliamo condividere con voi. Il primo libro che vi presento si intitola Si può dire senza voce ed è edito da Glifo Edizioni. Spendiamo subito due parole per Luca Lococo e Sara Di Benedetto, due palermitani doc che gestiscono questa piccola ma preziosa casa editrice. Loro si occupano di arte, di teatro, hanno pubblicato Emma Dante, si occupano di legalità, hanno pubblicato Rocco Chinnici e di albi illustrati. Luca e Sara rappresentano perfettamente la nuova leva dell'editoria siciliana. Appuntate Glifo Edizioni. Si può dire senza voce è un libro tradotto dallo spagnolo, edito nel 2013 dalla casa editrice spagnola OQO, testi di Armando Quintero e illustrazioni di Marco Somà. Appuntate Marco Somà. Sentirete parlare a lungo di questo giovane illustratore che con il suo tratto si sta facendo notare in tutto il mondo. Si può dire senza voce è un libro tenerissimo. Racconta di lupi, elefanti, cani, cavalli che con i loro versi sono capaci di dirsi tra di loro delle frasi dolcissime. Tutti tranne la giraffa, che non ha voce, ma un collo lunghissimo capace di dare tante carezze. Così un giorno la giraffa, piccola protagonista di questo libro, inizia ad accarezzare un elefante, che accarezza un lupo, che accarezza un uccello, e tutti i protagonisti di questo libro, tutti gli animali, imparano a dirsi ti voglio bene anche senza voce. Questo è un libro adatto ai bambini dai 2 ai 7 anni. I colori sono spettacolari. E il merito è di Luca Lococo, che fa in editoria quello che nel cinema si chiama color correction. Spesso le illustrazioni che gli editori vedono nei loro schermi non corrispondono ai colori di stampa. Luca, attraverso un gioco di chimica e matematica, riesce a far corrispondere i colori, a far combaciare i colori. Il voto che do a questo libro dal costo di 15 euro, un prezzo equo per un cartonato, è 7,5 e potrete trovarlo alla spugnizzeria o acquistarlo direttamente sul sito di Glifo Edizioni. Parliamo della forma di questo libro. 22x21, quasi inquadrato, cartonato, un'ottima grammatura. È un libro veramente particolare. È un libro pregiato, stampato interamente a Palermo. La spugnizzeria lo consiglia. Dal vostro spacciatore di libri è tutto, alla prossima puntata!